Via, pronti, partenza, via. Si va per mari e monti, partenza, via. Qui siamo tutti pronti, pronti, siamo tutti pronti, pronti, siamo tutti pronti. Si va per mari e monti, via. Pronti, partenza, via. Si va per mari e monti, partenza, via. Qui siamo tutti pronti, pronti, siamo tutti pronti, pronti, siamo tutti pronti. Si va per mari e monti, via. Pronti, partenza, via. Buonasera e ben ritrovati con TV6 qui nei suoi studi e con Pronti Partenza Via, trasmissione della WISP Abruzzo Molise, nata da un'idea del suo presidente Alberto Carulli e condotta da me, Incoronata Ronzitti. Ora, in occasione di questa puntata, vogliamo affrontare il tema e provare ad approfondire questo tema degli sport di contatto, perché dopo l'esperienza della pandemia e dopo il Covid l'attività sportiva è ricominciata, però come ben sappiamo gli sport di contatto non sono consentiti. E ne parliamo con Saverio Di Blasio, a cui do il benvenuto, benvenuto. Grazie. Saverio, che è responsabile della scuola mini basket di Roseto degli Abruzzi, e con il consigliere del comune di Roseto degli Abruzzi che ha la delega allo sport, il giovanissimo Marco Angelini. Benvenuto Marco. Ciao, grazie, grazie. Hai una perfetta panoramica, tutta assolata, verde, lussureggiante, quasi quasi ci fa invidia a noi che siamo qui in studio. Però noi stiamo al fresco, come giustamente dice Saverio. Abbiamo perso un attimo, eccolo qui, è tornato, tornato. Eccomi, perfetto. Eccomi. Bene, allora cominciamo. Taglio di venire al mare. Sì, infatti si vede. Allora, Saverio, il basket per Roseto è fondamentale. Diciamo che questo sport caratterizzato dalla palla a spicchi, di cui vedo che tu hai anche questa bellissima mascherina con la quale sei venuto qui in studio, è un'attività importantissima, e la scuola di mini basket o comunque lo sport per i bambini e poi per il settore giovanile, insomma, voglio dire, vedono i Natali nel 1982 addirittura. Molto prima. Ancora prima dell'82. Sì. Raccontiaci brevemente un po' questa storia. Innanzitutto però mi devi permettere una cosa prima di iniziare. Io volevo così salutare a nome mio e a nome da parte dello staff della scuola mini basket, anche di tutto il basket dello sport abruzzese, un amico che non c'è più, un grande allenatore di Atri, Gianfranco Di Ridolfo, che purtroppo ci ha lasciato ieri. Adesso stanno facendo in questo momento i funerali, quindi un saluto da parte di tutto lo sport abruzzese, da parte nostra. Noi ci associamo insieme a te. Grazie. Nel fare questo ultimo saluto. Grazie, grazie, grazie. Beh, Roseto non è dal 1982 che c'è il basket, ma diciamo dal 1900 forse, o giù di lì. Ottantina d'anni ancora prima. Ha voglia, ma diciamo che Roseto si vocifera, si dice, pare sia anche la verità, che si disputa ancora il torneo di basket più antico del mondo, che prima si faceva presso l'Arena Quattro Palme e adesso, per motivi un pochino così diversi, per problemi federali eccetera, si disputano all'interno di una struttura, quindi al palazzetto. Quindi è molto antica come disciplina sportiva. Ma così, voglio dire, perché proprio il basket tra le tante discipline, perché poi ce ne sono tante di discipline che si fanno. Sono stati dei grandi pionieri che avevano, diciamo, portato questo basket nella nostra regione, in provincia di Teramo, e poi dove si è radicato maggiormente è stato proprio a Roseto. Ci sono tanti personaggi che hanno dato tanto al basket rosetano, possiamo iniziare da Nino Bacchetta, da Flavio Piccioni, dai fratelli Giunco, dal colonnello Anastasi, il grande allenatore che ricordiamo, Tonino Bruscia, grandi giocatori come Remo Maggetti, a cui tra l'altro è dedicato il mio torneo che io organizzo ormai da 28 anni, il trofeo Mini Stars, e tantissimi altri, adesso mi perdoneranno, Testoni, che adesso è una memoria storica del basket rosetano.
quindi è sempre. Chiedo una cosa, colgo l'occasione per chiedere una cosa a Marco. Allora, quando noi proviamo un po' a cercare di capire chi è Marco Angelini, quindi facciamo questi, diciamo, questi excursus su internet, Facebook, eccetera, noi troviamo sempre questa dicitura: Marco Angelini, detto il cigno. Perché Marco? No, perché io ho provato a chiedere, tutti sanno che ti chiamano il cigno, però nessuno sa perché. Sì. Prima dell'avvento di Facebook in pochi sapevano in realtà il mio nome perché ero conosciuto come Cigno per via del basket e per il tiro che mi contraddistingue a Cigno con il polso e la mano che fa un collo di Cigno. Quindi da buon rosetano Non lo sapeva neanche le Saverio, intuizioni, sì. perché l'aveva legato solo all'altezza, questa importante altezza, invece c'è proprio un gesto tecnico. Sì, sicuramente non è la bellezza. Vabbè, che sia bello o non sia bello, comunque basta che era efficiente, insomma, voglio dire, l'importante è fare canestro, No, pochi. Io Beh. ho un ruolo più di difesa sotto canestro, vista l'altezza, quindi. Comunque, voglio dire, credo che due siano le attività poi nei giochi di squadra, o si fanno punti o si cerca di fare in modo che la squadra avversaria non li faccia questi punti, Lui insomma. non Vabbè, faceva né l'uno né l'altro, però comunque diciamo. ora infatti sta facendo il consigliere, si è dato alla politica attiva, così, insomma, voglio Diciamo dire. che il regolamento che aiuta a non difendere per via del Covid mi aiuta tantissimo nel gioco. Perfetto. Senti Saverio, allora, come stavi giustamente ricordando tu, l'anno scorso, se non sbaglio, c'è stato il 28° anno Del trofeo Ministar, sì. del trofeo Ministar, dove però ho letto che c'è stata una polemica proprio riguardo allo spazio che veniva utilizzato, che era l'Arena Quattro Palme, dove siete stati costretti a utilizzare il campo B, il famoso campo B, che insomma. Io personalmente non conosco, quindi non so qual è poi di fatto la limitazione rispetto all'uso dell'arena in sé per sé. Però devo dire, meglio il campo B dell'anno scorso che non usare assolutamente niente quest'anno. Allora, sicuramente sì. Qui dovresti, diciamo, fare questa domanda al consigliere Ora gliela che ci facciamo, ce può un po' l'abbiamo apposta. descrivere meglio la problematica dell'Arena Quattro Palme. Gliela facciamo L'Arena raccontare. Quattro Palme è un'arena forse unica al mondo per me, per location, per storia cestistica, per tutti gli atleti, campioni, allenatori che sono passati e hanno calcato quel campo. Se andiamo in giro per l'Italia o per il mondo, almeno a me capita spesso quando partecipo ai tornei in tutta Italia, molti mi dicono: ah, sei di Roseto? Ah, io sono stato all'Arena, ho giocato all'Arena, ho visto i tornei all'Arena. Insomma, Roseto è famosa anche per questo. Quindi adesso è un attimino in una situazione un po' così, ci vorrebbe un attimo di restyling generale. Anche perché è un punto di riferimento importante per i giovani, per la crescita, per la formazione, un ritrovo aggregante, c'è un discorso sociale dietro molto molto importante. Per cui ogni anno invito sempre l'amministrazione comunale a impegnarsi a fare qualcosa. So che è un problema perché non è di proprietà comunale, è di proprietà delle Ferrovie dello Stato. Ok, sono d'accordo, bisogna prima acquistarla e poi eventualmente fare i dovuti lavori. Però diciamo che si trova a Roseto e diciamo come se la gestisse il comune, di conseguenza bisognerebbe secondo me fare una manutenzione ordinaria più continua durante l'anno perché quando tu entri lì veramente è una favola, respiri qualcosa di bello soprattutto quando vedi tutti questi bambini che giocano, noi abbiamo ripreso l'attività. Chiedendo appunto quella struttura all'amministrazione comunale e alla fattispecie all'assessore, al consigliere Angelini, perché volutamente volevo quella struttura che ha vissuto di basket e deve continuare a vivere di basket. E ogni volta, ogni mattina che entro lì e vedo questi ragazzi che giocano, che palleggiano, che tirano, che comunque fanno un allenamento diverso dal solito perché il contatto Ovviamente. attualmente non possiamo. È Si sconsigliabile lavora farlo sulla preparazione, e quindi, ovviamente. se, ripeto, si respira un'aria bellissima, una favola, e vorrei, mi piacerebbe
che la cosa... Bene, poi continuiamo a dire un altro particolare, perché abbiamo detto appunto che quest'anno, per ovvie ragioni, non quest'estate almeno. Sì, sì, e ti dico questo, è pronta già la domanda, domani lunedì andrò a protocollarla, perché voglio fare l'edizione invernale. Ma la spostiamo? Del trofeo Mini Stars farò per quest'anno un'edizione invernale dal 27 al 30-31 di dicembre. Bene, okay. Consigliere, lo sa in anteprima e lo sa in diretta. Abbiamo una sorta di traslazione da un turismo prettamente sportivo estivo a un turismo sportivo invernale. Ti spiego anche perché. Perché comunque le società che mi chiamavano per dire allora questo torneo si fa, non si fa, eccetera, alla fine ho dovuto decidere insieme agli amici di un circuito del PSG, che è un circuito di tornei in tutta Italia, abbiamo deciso di rinviare tutto al 2021. Però io mi sono impegnato, visto che qualcuno mi chiedeva, dai, farlo, che veniamo lo stesso a Roseto, ci piace anche d'inverno, eccetera. Ok, faccio questa domanda, vediamo se la cosa si può realizzare. Mi piacerebbe, perché se dovesse partire, non è escluso che si possa fare un'edizione estiva, vabbè, anche un'edizione invernale. Che anche sembra un veicolo promozionale e turistico per la nostra città. Allora, consigliere, cominciamo subito con il dire questo. Potrebbe essere comunque un modo di destagionalizzare l'offerta turistica, perché noi ne parliamo tanto, ma poi di fatto è difficile destagionalizzare dalle nostre parti. Assolutamente, se parliamo di sport e di turismo è un connubio che a Roseto ha sempre funzionato, quindi per noi è importante lo sport da quel punto di vista, perché sembra una sciocchezza, ma una squadra di basket che porta con sé 16 atleti, comunque 16 persone tra staff e generale, d'inverno sotto le vacanze natalizie sicuramente porterà a seguito le famiglie, e da 10 squadre, quindi 160 persone, possono diventare tranquillamente 300-400, e sono tante in un periodo, tra virgolette, di calma in una città come quella di Roseto. Quindi lo sport e il turismo sono una cosa fondamentale per la città come Roseto. Devo dire, Saverio, che il rumors mi era arrivato, da buon consigliere sento quasi tutte, mi era giunta la notizia. Ma noi l'abbiamo ufficializzato qua oggi. Sì, oggi è stato proprio ufficializzato. Senta, consigliere... La prossima, invece, la domanda successiva che le volevo fare era proprio questo. Parliamo dell'Arena Quattro Palme. Allora, perché Saverio diceva, sicuramente ce ne può parlare di più e meglio, e speriamo ci dica anche qualcosa di positivo il consigliere. Insomma, questa arena in realtà che problemi ha e che cosa si può fare? Da me, sportivo e giocatore di basket che è cresciuto in quell'arena, come fondamentalmente tutti i rosetani, almeno una volta nella loro vita, hanno messo piede in quei campi, è triste oggi vederla così ridotta. Il problema reale, a partire dal 2009 in poi, con tutti i vari terremoti che ci sono stati, è una questione di adeguamento e controlli sismici della struttura. Infatti l'impianto, come diceva bene Saveri, ad oggi è a disposizione delle società, ma le tribune assolutamente no. Quindi bisogna risolvere quello. Per fare questo c'è bisogno di un investimento importante, e come era stato detto, troppo è difficile fare con l'amministrazione su una struttura che non è di proprietà. Posso dire, perché ci siamo impegnati, che prima andremo via il prossimo anno, maggio, ci saranno le elezioni a Roseto, l'Arena Quattro Palme diventerà di proprietà del Comune. Abbiamo già fatto degli incontri, instaurato dei tavoli, ci sono delle offerte serie, quindi dobbiamo riuscire a formalizzare l'acquisto in questi mesi che seguiranno la nostra amministrazione. Quindi ai prossimi 5 anni di amministrazione, che siano nostri, chiunque ci possa venire poi a sostituire, ci sarà l'onere e l'onore di dover progettare il rilancio di quell'attività che si svolge all'interno dell'arena. Perché poi notizie dell'ultima ora mi fanno sapere che la federazione voglia investire come centro a Roseto, e lo dimostrano le varie manifestazioni che hanno fatto con i raduni e gli allenamenti delle nazionali, dagli under 16 all'under 21. Quindi se la federazione si vuole impegnare su Roseto, trova una città ed un tessuto così attivo nel basket, a noi come amministrazione non può fare che piacere, e non può che motivarci a lavorare alacramente per questo obiettivo. Allora fammi capire, praticamente per quanto riguarda questa arena in punto di proprietà, il Comune ha già instaurato dei tavoli di
di trattativa per un eventuale acquisto, ma sarebbe il comune che deve acquistare o c'è una sorta di project financing dove il comune con i privati vogliono acquistare? L'arena deve diventare di proprietà dell'ente perché è un bene così importante, come ha detto Saverio, non solo per quanto riguarda lo sport, ma per il sociale, nell'ambito del sociale in cui si va anche ad integrare, quindi deve diventare di proprietà del comune. Dopodiché, se si può trovare una mediazione per dare possibilità a qualche privato di investire, ma sempre e solo nell'ambito dello sport, allora sì, ma si valuterà successivamente. Bisogna che la città di Roseto, dopo una vita, diventi proprietaria della storica Arena Quattro Palme, che come si diceva in precedenza è simbolo a livello mondiale di basket, di tornei importanti della famosa Italia-Russia. Insomma, hanno giocato diverse nazionali nel trofeo Lido delle Rose in quel campo che era veramente un fiore all'occhiello a livello internazionale. Bene, perfetto. Allora abbiamo capito che deve diventare di proprietà comunale, quindi deve diventare un altro patrimonio ad uso della collettività e per il bene e per la socialità del comune di Roseto. Saverio, allora le attività, soprattutto quelle di mini basket, voi in realtà le iniziate già nelle scuole durante le ore curricolari e poi le proseguite in quelle extracurricolari. Però quest'anno credo che ci sia un timore più che giustificato, che poi lo stesso timore o comunque sono le stesse preoccupazioni che nutre l'amministrazione, di cui ci parlava anche Marco a proposito della sanificazione degli ambienti eccetera. Queste sono attività che voi non fate nei palazzetti, fate nelle palestre delle scuole, giusto? Allora, a palazzetto generalmente si allenano le squadre giovanili, le prime squadre, per cui i bambini devono necessariamente andare nelle strutture scolastiche e questo è un grande problema. Tutti gli sport ne risentiranno di questa situazione chiaramente. So che tutti i presidenti delle federazioni si stanno dando da fare, l'ultimo ieri con mia moglie, che è tra l'altro una società di ginnastica artistica, il presidente ha mandato una lettera molto forte, molto preoccupante al Malagoli, il presidente del CONI, perché che chiaramente ha accolto e ha preso spunto anche per rivolgersi al governo in generale, perché da settembre chiaramente ci saranno dei problemi. E secondo me le amministrazioni, tra l'altro, visto che c'è anche una certa autonomia, devono cominciare già da adesso a prendere degli accordi con i dirigenti scolastici, perché se il governo dice ok, le palestre non le dovete dare nel pomeriggio per fare l'attività, è un conto, però se lasciano un po' diciamo la decisione all'ente, l'ente deve un attimino cominciare a creare collaborazione con il dirigente, perché ora più di prima dobbiamo collaborare, essere più responsabili, perché altrimenti alla fine voi non potete immaginare la bellezza di questi bimbi che sono tornati a giocare sui campi dopo questi 2 o 3 mesi di clausura praticamente. Okay. È stato duro per noi, ma per loro in una maniera incredibile, e soprattutto tenerli lì, farli lavorare a distanza eccetera, ma sono fantastici, rispettano le regole, sono molto più riguardosi e rispettosi delle regole di noi adulti, sicuramente. Spesso quindi hanno da insegnare loro a noi molto, e non viceversa. Marco, ascolta, ma le strutture pubbliche, quindi in questo, nella fattispecie le palestre delle scuole, non saranno tutte di competenza del comune? O sono tutte di competenza del comune quelle che avete a Roseto? Roseto è una delle città a livello regionale che penso abbia più impianti ad uso pubblico. Abbiamo 2 palestre elementari, 2 palestre medie. Quindi è importante, oltre al palazzetto e a diversi impianti di calcio all'aperto, più i campi polivalenti di quartiere, che sono altri impianti di calcio, basket, dispersi sull'intero territorio comunale. Non so, Saverio, se lo sai, lo dico a te, ma lo dico a tutti gli amici che ci ascoltano, che stiamo lavorando con le dirigenti, pare che siamo riusciti a trovare una modalità per evitare e scongiurare il rientro pomeridiano degli alunni a scuola, perché questo avrebbe distrutto completamente le attività sportive all'interno del territorio. Quindi stiamo trovando aule per fare in modo che le attività si svolgano come sempre nella mattina e il pomeriggio gli impianti entrano a pieno titolo di disponibilità di tutte le associazioni. È una bellissima notizia per il mondo sportivo, Marco. Certo che è una bella notizia, Marco, perché vuol dire che già Roseto si sta muovendo e mi fa piacere questo, molto.
Un applauso grazie. Già per questo essersi attivati con anticipo rispetto alla riapertura delle scuole. Sì, per forza, perché dobbiamo comunque mettere a disposizione delle aule adeguate per la scolastica e lo stiamo facendo, dobbiamo trovare 4-5 aule, mi sembra, prima di chiudere il cerchio. Dopodiché dobbiamo capire come organizzare l'attività invernale per le società sportive, ma questo dobbiamo vederlo insieme alle federazioni perché abbiamo bisogno di protocolli chiari, oltre a quelli che già ci sono, capire se sono validi ancora quelli, se mi auguro ne escano altri aggiornati più flessibili, perché così sarà veramente difficile fare attività d'inverno se non cambia nulla da quel punto di vista. Benissimo, allora proprio questa era la notizia che ci volevamo sentire dire, ti ringrazio per questo ultimo intervento, abbiamo finito il tempo a nostra disposizione e saluto Saverio con un breve flash, ho letto una locandina, sì. Save Basket Camp, sì. Che cosa vuole essere? Me lo devi dire però in 15 secondi. È un camp locale che stiamo L'obiettivo facendo. L'obiettivo qual è? È quello di far socializzare i ragazzi, aggregarli, farli divertire attraverso questo fargli bellissimo... Fargli conoscere questa arena quattro palme, esatto, e cercare esatto. Poi di aiutare l'amministrazione a fare quei lavori di intervento strutturali così importanti, ma anche di acquisizione al patrimonio pubblico, per far sì che rimanga Roseto la città dello sport, del basket, ma anche degli altri sport. Certamente. Grazie a voi tutti per essere intervenuti, ci vediamo con il pubblico alla prossima settimana con un'altra puntata di Pronti Partenza Via. Grazie, arrivederci, ciao Marco. Arrivederci. Via, pronti, partenza via, si va per mari e monti, partenza via, qui siamo tutti pronti, pronti, siamo tutti pronti, pronti, siamo tutti. Ci sei? Marco? Ah, niente. Grazie.